No, perché si lega sempre il cioccolato all'eros, a questa visione un po' del sesso, tra virgolette, in senso ovviamente positivo. E io volevo sapere da lei se c'è un riscontro su questo, nel senso che la gente davvero lega le due cose, sono soltanto chiacchiere del peperoncino, il cioccolato. Assolutamente sì, pensi che si parla contemporaneamente di appetito quando si parla di cibo e di appetito sessuale quando si parla di sesso, quindi c'è un'attinenza nella terminologia estremamente simile, probabilmente perché, ripeto, il cibo in generale ha la capacità, esattamente come il cibo in quanto fonte di piacere, ha la caratteristica di sollecitare esattamente come il sesso tutti i cinque sensi, a differenza, che ne so, di un bel vestito per una donna che si vede ma non si sente, si può toccare ma non si può gustare, eccetera, eccetera. Invece il cibo ha la capacità di sollecitare tutti i cinque sensi e quindi ha un potere, Bianchini ha di fatto una arrivare pubblicità stasera, veniva da ridere perché pensavo che io non mangio la cioccolata e lei invece è golosissima. Significherà, qua, significherà qualcosa stasera questa cosa oppure? Sì, comunque Beh, su questo normalmente gli legame viene in opposti si mente. attraggono. Come? Gli opposti. Normalmente gli opposti si attraggono. Vabbè, ma non è questo, lasciamo stare. No, mi viene in mente una reclame di un cioccolato industriale, non chiaramente quello che fa Andrea, che recitava lo slogan, anzi proprio lo spot, era, il refrain era questo: quando è lungo così, quando è grosso così, è un piacere morderlo. Ed era cioccolato però. Leonardo, Cioè, siamo no, in prima lo dico, serata. lo so, Ma qua non faccio per è solo una dire. cioccolata, se non sbaglio. No? Non penso. Cioè, si parla di sante. Ostriche, champagne, tutto ciò che adesso sono. No, ma scusa, veniamo ecco, una anche lì. cosa interessante è cosa Ecco. bere con il cioccolato, cosa consiglierebbero i due?